Buongiorno, io sono Simone Giometti, sono il segretario generale della Fondazione Romualdo Del Bianco di Firenze e tra poco si unirà anche Corinna Del Bianco, anche lei la referente scientifica dell'attività della Fondazione e in particolare di questa ramo dell'attività della fondazione che è stato denominato Life Beyond Tourism e di cui vi daremo stamattina alcune chiarimenti, elucidazioni, presentazioni. Abbiamo anche Anastasia Calaburda che è collegata da Vilnius, sta concludendo il tirocinio in fondazione della Università, come dicevo, della European Humanities University, con cui anche abbiamo un accordo di questo genere. E, vediamo, ecco, si sta anche collegando Alessandra, e la ammetto, Alessandra, eccola qua, bene. E quindi ecco. Stamattina l'incontro avrà come obiettivo quello di presentare a tutti voi la fondazione e le attività del movimento, in particolare questo progetto Back to Life, Revitalization of Places Post-Covid-19, che è iniziato proprio in questi mesi e che stiamo promuovendo alla rete di università che sono affiliate, sono in contatto con la nostra fondazione per diciamo così, con l'intento di dar voce ai giovani studenti universitari nel interpretare, presentare alcuni luoghi particolari con le loro espressioni culturali, con le loro tradizioni, con tutti quegli aspetti più o meno conosciuti, dare ecco, la loro interpretazione, la loro comunicazione, presentare questi territori al fine appunto di dare uno stimolo alla visibilità dei territori stessi e dare quindi appunto un contributo nel attivare quella curiosità e quell'interesse per il mondo del viaggio, un mondo del viaggio però non collegato al turismo di massa, non collegato al turismo mordi e fuggi, ma fatto di soggetti, di persone che intendono ancora il viaggio come un'esperienza innanzitutto formativa di accrescimento non solo culturale ma anche di carattere umano. Sono questi un po' gli aspetti che ci stiamo impegnando di formalizzare in termini sia scientifici e anche di pratici con Life Beyond Tourism. Ora io sto ancora vedendo di aspettare ancora qualche minuto per invitare la professoressa Corinna Del Bianco, la dottoressa Corinna Del Bianco, e quindi ancora vi chiedo di pazientare qualche minuto, ma non troppo, perché poi così inizieremo. Intanto ne approfitto per informare la professoressa Donatella che ora firmiamo, è arrivato il modulo da parte appunto dell'ufficio predisposto per i tirocini. Ora Carlotta Del Bianco lo firmerà a brevissimo. E di modo che poi dopo presenteremo la proposta formativa, quindi varie caratteristiche, i tempi e l'oggetto di questa esperienza
E poi, ecco, non lo so, potremmo attivare quanto prima questo nuovo rapporto di Tirocinio. collaborazione. Anastasia finirà tra pochi giorni, anzi domani, credo. Quindi, eco, si libera un posto per... Comunque, Anastasia, sarà sempre in contatto con noi perché lei sta coordinando il gruppo di lavoro dei suoi colleghi a Vilnius, perché anche la sua università di Vilnius sta partecipando al progetto Back to Life. Quindi ecco, ora vedo anche Corinna che si è collegata, per cui ecco a questo punto, Corinna, ci sei? Pronto, Ci Corinna? sono, ci sono. Sto avendo qualche Ecco. problema con la videocamera, ma lo risolverò fra poco. Però Bene, buongiorno. bene. Intanto ecco, Buongiorno, ciao. Buongiorno. per etichetta avrei il piacere di introdurti il gruppo, ma già conosci bene il professor Giuseppe e la professoressa Donatella. Io ricordo sempre il nostro primo incontro nel Dipartimento per quella bella iniziativa, e poi abbiamo Eh qui il gruppo che, diciamo così, si è candidato per poter partecipare al progetto Back to Life. Bene, io a questo punto inizierei con condividere lo schermo con la mia presentazione, di modo che possiamo andare spediti e poi chiudere con le prime eventuali domande da parte dei ragazzi o da parte di Giuseppe e Donatella, se ci fossero. Allora, vediamo di procedere. Di nuovo, ecco qua, condivido lo schermo. Ecco qua, ecco. Bene, penso Perfetto. Vediamo. lo vediate? Sì. Sì, un attimo. Ecco. Vedete la mia presentazione, spero. No, adesso io non la vedo più. Ancora riprovo. Adesso? Sì. Bene. Bene. E Io quindi sì, posso? Lo vedete? Bene. sì, si vede. Allora. Ecco, adesso sì. Ecco. C'è una cosa da dire. Sì. Io sono Dipartimento delle Arti, ma Sì. la convenzione che poi sposterò al Dipartimento delle Arti è al Dipartimento dei Beni Culturali per ora. Perché gli studenti sono del Dipartimento di Beni Culturali. Ho È capito. scritto Alma Mater Bologna, Dipartimento delle Ho capito, ho capito. Allora Arti. questo. Io, ecco, da settembre chiederò di spostare la convenzione a Bologna con me, Sì. ma per ora siamo ancora, cioè loro sono Dipartimento dei Beni Culturali. Beni culturali, va bene. Forse Allora. è opportuno correggere. Perché possono essere noiosi sulle questioni Assolutamente. formali. Ora ecco, senz'altro il file lo Non nel aggiornerò futuro, certo. dopo la nostra presentazione, ma solo perché Sì, le sì, mie sì. conoscenze sono talmente limitate che non vorrei, è già stato, diciamo così, arduo arrivare a condividere lo schermo. Capisco bene. Quindi, intanto ecco, andiamo avanti con la mia presentazione. Un attimo, si è ammessa anche un'altra collega. Allora, qui ecco, alcune note per presentare la Fondazione Romualdo De Bianco e soprattutto il movimento Live Beyond Tourism, Travel to Dialogue, che è frutto di un'esperienza della Fondazione di oltre 30 anni nella creazione di una rete internazionale di
università nel mondo per promuovere il dialogo interculturale attraverso il patrimonio, tenendo in considerazione il fatto che il viaggio come momento umano può essere un prezioso elemento per promuovere appunto questi valori umanistici di rispetto, conoscenza prima di tutto, rispetto e quindi appunto dialogo interculturale. E quindi ecco una forma di, diciamo così, di turismo che vada oltre quella che ormai, ahimè, anche se prima del Covid aveva contraddistinto molti siti, molti luoghi, quindi un turismo di carattere di massa, un turismo di carattere mordi e fuggi, un turismo di carattere quasi distruttivo della, non solo in termini materiali, ma anche in termini di livello di vita. Per invece sensibilizzare sia la comunità dei viaggiatori che anche quella dei residenti sulla possibilità di trovare soluzioni alternative che contribuiscano anche ad un progresso umano e non solo economico. Quindi promuovere la pacifica coesistenza del mondo tramite il dialogo, il patrimonio e il viaggio. Sono queste un po' le parole chiave del movimento Life Beyond Tourism. E andando più nello specifico, pensiamo che la attenta e l'approfondita conoscenza delle diversità delle espressioni culturali dei vari territori, sia dal lato di chi vive il territorio, sia dal lato di chi lo visita, possa essere lo strumento su cui far leva per questo che è appunto un movimento, cioè vuole innanzitutto lanciare un messaggio tra persone, diciamo tra persone di buona volontà, ecco, tanto per usare una delle parole molto che cercano di arrivare appunto al cuore, all'anima dell'essere umano. Allora, vediamo, quindi il patrimonio culturale da un lato, il turismo culturale che ne consegue, hanno registrato in questi ultimi periodi, fatta eccezione appunto di quanto è successo in quest'ultimo anno e che si spera si possa recuperare quanto prima, una grande rilevanza a livello globale. Di conseguenza, i siti del patrimonio, attirando visitatori di culture diverse, non possono continuare a ignorare il loro ruolo e la loro responsabilità nella globalizzazione dei valori umani, quali il dialogo tra le culture, la conoscenza reciproca, il rispetto delle diversità. Non solo quindi affrontare il tema della globalizzazione da un punto di vista del commercio e dell'economia. Il turismo culturale infatti creerebbe e ha le potenzialità per creare opportunità per i viaggiatori culturali e residenti delle destinazioni di sensibilizzarsi e di formarsi al dialogo come fattori per uno sviluppo sostenibile ma anche in pacifica coesistenza. Stamattina il mio PC va un po' a rilento, ecco, questo è un po' l'esempio del, non è l'esempio, è lo stato attuale dei partenariati che la Fondazione in corso di questi decenni, questi quasi 30 anni, è riuscita ad avviare con università in 111 paesi. E, da un punto di vista istituzionale, Life Beyond Tourism vuol quindi creare una sinergia tra le tre convenzioni principali dell'UNESCO del 1972, che istituiva il World Heritage Committee, la 2003 quella delle salvaguardia del patrimonio intangibili e il 2005 quella appunto che la salvaguardia e la valorizzazione delle diversità, delle espressioni culturali. E lo abbiamo fatto sia attraverso affrontando con i nostri partner
una produzione di carattere scientifica, come vi introdurrà tra poco Corinna Del Bianco, ma anche sforzandosi di creare buone pratiche che abbiamo applicato nel territorio fiorentino, proprio all'insegna di favorire l'interazione tra le comunità delle destinazioni turistiche e i viaggiatori e tra i viaggiatori stessi. Quindi cerchiamo di dare al mondo del patrimonio, di unire il mondo del patrimonio e quello del viaggio attraverso una visione che, pur non disconoscendo l'importanza ovviamente degli aspetti culturali, ma cerca anche di riequilibrarli verso una maggiore attenzione dal punto di vista sia culturale ma anche etico, umano. Quindi parliamo di sviluppare capacità per attrarre e favorire l'avvio di l'interazione tra le comunità coinvolte nel viaggio e nel patrimonio, e la necessità appunto di preservare e valorizzare le tradizioni locali, l'identità, lo spirito del luogo, ed è questa una delle connotazioni che ha contraddistinto l'attività della Fondazione sia dall'inizio, quella appunto di lanciare questo messaggio alle giovani generazioni. Non è un caso che la stragrande maggioranza dei partenariati attivati dalla Fondazione Romualdo Del Bianco e dal movimento Life Beyond Tourism siano nel mondo appunto dell'alta formazione e delle università. Quindi qui abbiamo riportato una immagine che iconicamente sintetizzerebbe quello che non intendiamo come viaggio, tutti concentrati con il loro cellulare, con il loro iPhone, nel vivere in maniera individualistica una potenziale esperienza di formazione ma anche di incontro. Life Beyond Tourism vuole cercare di scuotere le coscienze e fare aprire gli occhi su un modo che è evidente, che è, diciamo così, una possibilità di vivere il viaggio anche in una maniera che arricchisce dal punto di vista della persona. E rilanciare, come dicevo prima, entrando nello specifico, pensiamo che la valorizzazione e l'impegno nel valorizzare, nell'aumentare la consapevolezza dei territori, delle loro espressioni culturali tipiche, quelle anche che magari rischiano di scomparire da un giorno all'altro, possa essere una delle strategie da attivare per i fini del movimento. Quindi favorire appunto porre l'attenzione sulle espressioni culturali è anche un modo per aumentare la consapevolezza, il senso di appartenenza alla comunità stessa, è anche un modo per alimentare la sensibilità e la presa di coscienza sulla cultura dell'incontro e sull'inclusività, no? È anche un modo per sforzarsi per un rapporto con il turismo che sia maggiormente qualitativo, e anche da un punto di vista economico, che noi non vogliamo mai dimenticare. Questo viene declinato in un numero adeguato di visitatori e nel prolungamento del soggiorno. E, sempre però ricordando l'impegno a
esaltare di più quegli aspetti del turismo e del viaggio legati alla persona. Quindi Life Beyond Tourism non è turismo, è innanzitutto l'impegno ad aumentare la consapevolezza e l'interesse, partendo dalle giovani generazioni, per l'identità culturale locale e la loro capacità di contribuire all'attrattività e alla fruizione dei siti in cui vivono e lavorano. Quindi è finalizzato perseguimento di uno sviluppo territoriale coeso e inclusivo, basato sui valori quali il rispetto reciproco, il dialogo interculturale tra le comunità locali e le comunità dei visitatori, ma anche tra i visitatori stessi. Quindi valorizzazione dell'identità locale da un lato, dialogo tra le culture, sono questi ecco gli aspetti principali del movimento Life Beyond Tourism. Gli strumenti che abbiamo, alcuni degli strumenti principali che abbiamo attivato, innanzitutto sono quelli del portale lifebeyondtourism.org, al quale ecco che mettiamo a disposizione ecco come vetrina anche dell'impegno che sia la fondazione che il movimento, ma anche l'università che cui dicevo fanno parte appunto di questa rete internazionale, profondono per questo tipo di iniziative e anche per quanto loro fanno, quanto queste università fanno in termini di educazione e formazione dei loro studenti. L'altro strumento importante è la creazione appunto di una rete internazionale di Life Beyond Tourism Info Points, l'abbiamo chiamato in questa maniera, ossia appunto di università che condividendo i principi del movimento possono ecco far parte di un gruppo di istituzioni impegnate anche a condividere i risultati della collaborazione con il movimento Life Beyond Tourism, quindi lo scambio internazionale di conoscenze, di formazione dei giovani per secondo appunto i dettami del movimento Life Beyond Tourism. Ad esempio Corinna vi accennerà anche a programmi Erasmus e quindi con curriculum universitari che attualmente sono in fase sperimentale in diverse università europee, ma anche appunto tirocini di cui abbiamo parlato quindi ecco in precedenza. Quindi ecco la rete degli Info Point Life Beyond Tourism, una rete di università che appunto condividono i principi operativi del movimento e ovviamente li riversano sia coinvolgendo il corpo docente ma anche ovviamente anche gli studenti. Questo è ad oggi la rete Life Beyond Tourism delle istituzioni che partecipano e condividono il movimento. Come stamani ci stiamo riunendo, già in precedenza sono stati organizzati altri incontri, questo ad esempio è a Ivanovo in Russia, l'Università Statale, il Politecnico di Riga e poi l'Università di Durham. E questo è particolarmente, lo riconoscerà anche ad Anastasia perché è la sua università, a Vilnius, a Tambov, Togliatti, Baku, Łódź, Biszkek e tanti altri, di cui qui ho riportato solo gli ultimi, che stanno condividendo e si uniranno, oppure appunto si uniranno a breve in questo. Iniziativa in questa intrapresa, diciamo così, del movimento Life Beyond Tourism.
L'altro strumento, e qui entriamo proprio nel dettaglio, è il progetto appunto Back to Life, che vuole appunto coinvolgere questa rete di università nella narrazione dei territori in cui appunto operano. Partendo dall'esame, partendo dal concetto chiave di espressione culturale. Abbiamo qui riportato cosa si intende per espressione culturale, il glossario UNESCO, quindi quelle espressioni che sono il risultato della creatività di individui, gruppi e società e che hanno anche un contenuto culturale. Ecco, questo è il focus primario del progetto: portare alla luce le espressioni culturali del territorio con l'ottica, con l'interpretazione, con la lente delle giovani generazioni e dell'appunto esperienza Life Beyond Tourism. Vado, ecco, veloce per non diciamo essere molto ripetitivo, però ecco, si ribadisce l'impegno anche di carattere personale di convincimento di poter dare un contributo alla valorizzazione, alla prima di tutto, più che prima della valorizzazione, alla protezione, alla prosecuzione, al perpetuamento della propria identità, dell'identità del luogo in cui viviamo, per una presa di coscienza del fatto che così facendo si può anche dare un contributo a creare un mondo migliore. Non sono mie parole, sono parole del precedente segretario generale dell'UNWTO, l'organizzazione dell'ONU per il turismo. Proprio ecco, l'identità culturale unita al viaggio possono essere interpretati non soltanto come un aspetto meramente economico, peggio ancora consumistico, ma possono veramente essere leve per dare il proprio contributo individuale a creare una società globale migliore in termini di rispetto, in termini di condivisione, di dialogo, di inclusività. Alcuni esempi di quelle che sono appunto le espressioni culturali sulle quali noi ci incentreremo nel progetto Back to Life, che fanno da cornice ovviamente alle canoniche manifestazioni del patrimonio, sia in termini tangibili che intangibili. E scusi, posso interrompere un secondo? Una ragazza ha perso la connessione e ora per rientrare deve essere accettata. Ah, allora, mamma mia. No, speriamo, allora, vediamo se riesco dalla mia povera conoscenza. Dunque, vediamo. Dovrei... Ecco. Ecco fatto. Francesca, giusto? Io penso, sì, esatto, di averla ammessa. Ok, grazie. Magari, ecco, se ho fallito, Rebecca mi può chiamare di nuovo. Ok, grazie. Grazie, grazie. Torniamo allora al nostro progetto Back to Life. Specifichiamo quali sono quei passaggi coinvolgono tutti i partecipanti, quindi anche l'Università di Bologna. Il primo, diciamo, lo stiamo vivendo adesso, ed è appunto la giornata informativa Life Beyond Tourism, che può essere collegata pure o meno, l'apertura della mostra Florence in the World in Florence. Giuseppe e Donatella mi confermano che avete ricevuto il nostro pacco informativo, che contiene, oltre alle pubblicazioni, una selezione delle pubblicazioni di Life Beyond Tourism,
anche questa, questi 14 poster creati da Corinna Del Bianco, che e spero, ecco, che prossimamente possiate esibirlo, farlo vedere ai giovani dell'università e del dipartimento, con tutto con il rispetto dei criteri che ormai ben sappiamo. E questo vuole essere solamente un esempio di come abbiamo da Firenze interpretato l'identità della città e dei dintorni, che può essere appunto quindi una guida a sua volta da poter seguire da parte di tutte le altri partecipanti, Bologna quindi inclusa, quando verranno chiamati a fare la loro rappresentazione, interpretazione e presentazione della identità del luogo che hanno scelto di presentare. Il secondo passo sarà quello di coinvolgere i ragazzi nel corso e-learning Life Beyond Tourist Travel to Dialogue Heritage as a Builder of Peace, che ci teniamo a dire sarà gratuito per tutte quelle università che fanno appunto parte, come confido anche l'Università di Bologna veramente prossimamente, dell'appunto movimento Life Beyond Tourism, e che darà appunto una infarinatura comunque ben più autorevole di quello che sto facendo io adesso, su quelli che sono appunto i principi di Life Beyond Tourism. E il terzo passo è quello proprio che vi vedrà direttamente coinvolti, quindi nella preparazione di una narrazione culturale del territorio che avete scelto di far partecipare al progetto. E infine il quarto passo sarà proprio la presentazione ufficiale a un festival che stiamo allestendo, predisponendo e concependo nell'autunno 2021. Onestamente vi posso confidare che qualche mese fa non avremmo pensato di fare un festival, però alla luce di quanto fortunatamente sta accadendo, e soprattutto anche per lanciare un messaggio, diciamo, di fiducia e di proattività dopo un periodo così lungo e triste, abbiamo deciso in corsa di prevedere questo ultimo passo, questa ultima fase, proprio perché è nel titolo stesso del progetto, cercare appunto di dare una visibilità internazionale e anche un messaggio appunto di ripresa e di ripartenza. E andiamo avanti. Vediamo se ci riesco, però. Ecco, questo ecco, sono andato un po' avanti troppo, questo è il poster iniziale del Florence in the World in Florence. Come vi dicevo, appunto, è una nostra interpretazione di come abbiamo declinato sul territorio fiorentino i principi Life Beyond Tourism. Sono 42 scatti originali di Corinna Del Bianco, 14 pannelli con 3 foto. Ecco, la cosa importante o originale, diciamo così, è che ciascuna poster è dotato della tecnologia NFC, Near Field Communication. Ossia, quando avrete la possibilità con il vostro cellulare di avvicinarvi ai poster, vi si aprirà una pagina dove potrete vedere, cioè vi verrà, diciamo così, aumentata, diciamo, la capacità informativa del poster, e potrete vedere sul vostro portatile ulteriori informazioni riguardante appunto l'oggetto di quello specifico poster. E ovviamente questa tecnologia la utilizzeremo anche per i vostri poster, quando
sarà il vostro turno nel presentare il territorio che avrete selezionato. Ancora andiamo avanti, alcuni esempi appunto che spero vedrete presto, e questo è le alcuni esempi di schermate che appunto la tecnologia NFC consente, con anche la possibilità di poter interagire, nel senso anche caricare a vostra volta immagini che siano pertinenti e collegate con i luoghi. Alcuni riferimenti geografici di dove la mostra è già stata o sta per essere aperta. Questo è l'altro passo, la giornata informativa Life Beyond Tourism, ma la stiamo vivendo adesso, quindi non mi soffermerò a lungo. Il corso invece, che è il prossimo passo, è appunto serve per fornire le conoscenze basilari di Life Beyond Tourism, in modo che noi speriamo possiate essere in grado di sforzarvi di implementare quanto apprenderete dal corso nel corso, scusate il gioco di parole, della vostra partecipazione al progetto. Tecnicamente diviso in tre moduli, due lezioni di introduzione, poi il secondo modulo affronterà il binomio turismo e patrimonio culturale con i rischi e opportunità, e poi ecco il terzo modulo finale sono tre lezioni che appunto danno degli approfondimenti su Life Beyond Tourism. Poi la terza fase sarà quella della produzione, la narrazione culturale. Io mi sembra, vi ho già inviato ai professori Donatella e Giuseppe le linee guida suggeriamo per poter presentare questa narrazione culturale che vertono sulla ricerca su aspetti ovviamente di inquadramento generale del territorio, ma poi si focalizzano su punti di interesse, itinerari, tradizioni, festival, gastronomie e quanto altro. Ovviamente è difficile categorizzare l'immensa varietà delle identità culturali del mondo, per cui a seconda dei territori è chiaro ci saranno aspetti più o meno meritevoli di essere enfatizzati. Quello che ci preme comunque, ecco, sempre di presentare anche quegli aspetti umani dell'identità di un luogo, e quindi ci riferiamo particolarmente alle produzioni tipiche, alle conoscenze, ai detti, ciò che è collegato in maniera diretta anche all'essenza, all'aspetto umano del patrimonio di un sito. E infine appunto il festival a Firenze, dove noi ovviamente prevederemo sia la partecipazione in presenza ma anche quella online, dove chiederemo di sintetizzare la narrazione culturale che verrà nella sua interezza esposta nel portale Life Beyond Tourism, ma nel festival chiederemo una sintesi in tre pannelli che noi provvederemo a dotare di quella tecnologia che permetterà comunque al visitatore di accedere all'intera ricerca, all'intera narrazione che i ragazzi avranno fatto. E lo scopo appunto sono sempre, confidiamo che al termine di questo progetto di contribuire all'arricchimento dei ragazzi sia in termini di conoscenza, in termini di
consapevolezza dell'identità, ma anche, ecco, in termini di essere stati agenti o comunque contributori alla visibilità e a una possibile ripresa del proprio territorio. E se poi consideriamo che nelle nostre migliori auspici questo evento a Firenze dovrebbe raccogliere gli stessi contributi da molte, confidiamo, università, da molti gruppi di lavoro di giovani studenti di vari paesi, dal Canada al Giappone, ecco, pensiamo che appunto questa prima edizione del progetto Back to Life possa essere ricordata dagli stessi partecipanti con in maniera positiva. Questa è la sede dove probabilmente terremo il festival, l'Auditorium al Duomo, che è in una posizione felicissima perché a 100 metri, 150 metri da Piazza San Giovanni, Piazza Duomo, e molto vicina anche alla stazione centrale, è nel cuore appunto di Firenze. E vorrei concludere facendo un breve excursus di una delle narrazioni culturali già prodotte da degli amici della Università di Tbilisi, New Higher Educational Institute della Georgia, che hanno scelto una regione, Kvemo-Kartli, non ancora conosciuta a livello appunto del grande circuito turistico internazionale, ma che per la propria identità, in particolare legata alla produzione vinicola, ritengono possa essere meta futura di un turismo che non sia quello che anche loro stanno sperimentando nelle principali destinazioni turistiche georgiane. Quindi Kvemo-Kartli è quanto è stato scelto da questa università. Qui ho riportato appunto delle pillole, e questo è il gruppo di lavoro con due tutor, con due appunto docenti e 7 studenti. Io ho concluso la mia presentazione e vi ringrazio per l'attenzione, e adesso cerco di, ecco, liberarvi dallo schermo, e direi sono le 10:37, sono stato credo abbastanza sintetico. Facciamo così, se siete d'accordo, ora io passerei la parola a Corina Del Bianco, che vi darà qualche approfondimento dal lato, se dico accademico, scientifico e formativo. E poi eventualmente, e poi ecco, una breve testimonianza da parte di Anastasia, che della quale mi auguro condividerete alcuni di voi l'esperienza a breve, e poi se ci sono già adesso delle domande saranno più che benvenute. Corinna, se sei pronta? Sì, bene. Certo. Se mi fai scondividere. Ecco, c'era qualcosa, infatti. Dunque, vediamo se... Intanto approfitto per salutarvi tutti, visto che prima ho avuto un po' questa questione con la telecamera, che a volte non si sa come... Vabbè, funziona sempre perfetta, poi arriva un giorno che si sveglia e dice no. Appunto, io sono Corinna Del Bianco, io sono ricercatrice, diciamo, di base nei temi dell'architettura e del disegno urbano.
I vostri professori mi conoscono, ci siamo parlati molte volte e quindi abbiamo avuto modo di scambiare anche tante idee oltre ai temi legati appunto al patrimonio e al viaggio, anche più legati allo sviluppo urbano, eccetera. Un focus anche sui paesi in via di sviluppo, più in senso lato, e mi occupo proprio di sviluppo dei territori tramite il patrimonio locale, tramite il viaggio, che quindi è una conseguenza di un patrimonio locale che viene valorizzato, e varie forme di abitare. Quindi riprovo a condividere. Fantastico. Vorrei esserci riuscito. Perfetto. Meno male. Il mio caotico schermo. Ecco, quindi devo togliere voi. Ecco. Quindi principalmente mi occupo di, all'interno del movimento Lesbian Tourism, mi occupo di coordinare un po' quelle che sono le attività scientifiche per quanto riguarda i contenuti prevalentemente, quindi quelle che possono essere delle mostre o dei convegni, piuttosto che pubblicazioni o l'offerta formativa. E magari mi concentro proprio su questo durante appunto questa breve chiacchierata, per raccontarvi quelle che sono state le attività che abbiamo messo in ponte nel corso degli ultimi anni, prevalentemente dalla metà dal 2015 in poi, più o meno, che riguardano appunto l'offerta formativa. Quindi, riprendendo il concetto che noi partiamo dall'idea di proteggere e valorizzare le identità culturali locali, e che questo è fondamentale, perché nel momento in cui abbiamo un'economia prevalente che si focalizza su alcuni highlights, alcuni luoghi di particolare attività, queste di essere completamente perse, di essere diciamo dimenticate, e quando invece sono proprio loro che creano un tessuto sociale, un tessuto anche proprio di rilevanza storica, che consente lo sviluppo poi di quelli che sono gli elementi del patrimonio più noti. Mi piace sempre mostrare questa fotografia perché ho scattato questa foto nel novembre. Nel novembre 2018, e sapete che in novembre un tempo veniva considerata una bassa stagione, ora non c'è più veramente la differenza, cioè, o meglio, ora diciamo ai tempi nostri pre-COVID non c'era veramente una differenza tra alta e bassa stagione, si era un po' tutto livellato. Ma in più era pure una giornata abbastanza brutto tempo, una domenica di brutto tempo. Ciononostante, la concentrazione di persone nel piazzale degli Uffizi, che immagino che conosciate, vabbè, chiaramente questi sono gli Uffizi, quindi io sono praticamente all'ingresso del Palazzo Vecchio, quando ho scattato questa foto, è insomma abbastanza densa, ecco, molto densa e rilevante. Però se andiamo a zoomare in questa foto, vediamo quante differenti culture, quante origini differenti ci sono. E questo per noi è un'enorme opportunità, un'opportunità per promuovere le opportunità di dialogo fra culture tramite il patrimonio. Infatti queste persone sono lì per imparare, quindi con un atteggiamento molto aperto. Stanno spendendo il loro tempo libero, stanno spendendo del loro denaro, non sono forzati in nessun modo. E quindi perché non utilizzare questi momenti e questa attitudine delle persone per esercitare il dialogo, la tolleranza e il rispetto, che sono elementi fondamentali per la coesistenza pacifica fra i popoli.
Quindi quello che con la Fondazione Romualdo Del Bianco, che appunto dalla fine degli anni Ottanta è dedicata alla promozione di opportunità di dialogo tra culture tramite il patrimonio, con il movimento Life Beyond Tourism abbiamo creato degli strumenti per promuovere un viaggio, quindi un'offerta commerciale di mercato che possa promuovere appunto occasioni di dialogo tra culture, che ovviamente potete immaginare che è molto complicato perché è difficile poter inserire a livello commerciale un elemento come il dialogo tra culture, cioè ti vendo un prodotto nel quale c'è anche il dialogo tra culture. Quindi cosa abbiamo fatto? Siccome per avere veramente un impatto a livello sociale dobbiamo coinvolgere tutti gli attori del territorio, abbiamo creato una nuova offerta commerciale e culturale che è basata sull'etica e che si indirizza verso differenti target, dagli individui, le istituzioni e le aziende. E noi abbiamo sviluppato tutto quello che abbiamo fatto, quindi dagli strumenti più operativi come una certificazione fino agli strumenti invece più accademici, più scientifici, di riflessione appunto più scientifica, con la nostra rete, una rete appunto, come diceva Simone, di esperti e istituzioni in 111 paesi, prevalentemente sono università, quindi con tutta questa rete, e poi cercando di appunto reindirizzarla e ristrutturarla con l'Istituto Internazionale Life Beyond Tourism. I risultati li abbiamo appunto sempre condivisi con pubblicazioni, abbiamo più di 40 pubblicazioni dal 2000, le più recenti le avete appunto nell'info kit, per le altre le potete trovare in download nella pagina dei membri, riservata ai membri, lifebeyondtourism.org, e tra questi appunto i momenti cruciali, diciamo i momenti più rilevanti, che riteniamo più rilevanti all'interno di questo percorso di studio e di ricerca, sono stati nel 2016 con il concetto appunto della sinergia circolare fra le convenzioni UNESCO 72, 2003 e 2005, quindi il dialogo tra culture fondamentalmente creando una consapevolezza, un esercizio al dialogo e al rispetto, e quindi essendo preventivo alle occasioni di guerra e di conflitto, che spesso sono momenti in cui il patrimonio viene danneggiato, se non totalmente distrutto, riesce allo stesso tempo a essere appunto un motivo di protezione del patrimonio, e quindi la responsabilità anche dei siti patrimonio dell'umanità di dotarsi di strumenti che possano includere la creazione di opportunità di dialogo fra culture. Quindi in tre pubblicazioni, quindi dallo slidebook del 2016, World Heritage Sites for Dialogue 2016 e World Heritage for Building Peace del 2019. Le ultime tre pubblicazioni appunto sono i proceedings del forum 2020, al quale avremmo aspettato tipo 500 partecipanti, infatti poi all'interno dei proceedings si sono poi appunto raccolte le voci di 140 autori. Poi il forum non l'abbiamo potuto tenere perché era proprio nei primi giorni del primo lockdown, quindi a inizio marzo, e quindi abbiamo scelto comunque sia di fermarci e raccogliere tutto il materiale di riflessione che era stato prodotto all'interno di questa pubblicazione, includendo anche delle riflessioni alla luce dell'evento che stavamo vivendo, ma che era proprio agli esordi, agli inizi.
Quindi l'offerta educativa che abbiamo formato, un po' strutturato sulla base di questi presupposti, si articola appunto in differenti target. Quindi abbiamo dapprima creato un corso in e-learning per le aziende e le piccole istituzioni, pensandolo proprio per gli artigiani, quindi qualcuno che generalmente è sempre in bottega, ha poco tempo libero, ci si può dedicare magari un'ora alla sera, eccetera. E quindi è un piccolo corso che si focalizza proprio sulla certificazione di un'attività, di un'azienda orientata al dialogo fra culture. Un altro settore invece è quello, un altro target è quello dedicato ai trainers, quindi i formatori. Andiamo noi a formare dei formatori che poi tornando all'interno delle proprie istituzioni, vuoi università, accademie e istituzioni di formazione o vuoi delle realtà, ad esempio le municipalità, abbiamo avuto tantissime partecipanti dalle municipalità, tornano poi all'interno delle loro istituzioni e insegnano ai loro colleghi o studenti, declinando all'interno del loro contesto i nostri principi, che chiaramente è molto importante perché noi a loro facciamo proprio capire come mai noi abbiamo strutturato questa riflessione, come mai nasce in un contesto in cui abbiamo non abbiamo gestito il turismo, ma lo abbiamo sofferto in una qualche maniera, abbiamo risposto a una domanda del mercato sempre crescente senza veramente indirizzare la nostra offerta. E questo non per tutti è così, chiaramente. Abbiamo avuto, ad esempio, come vedete dalla lista, tanti paesi africani che invece vengono per capire quali sono stati i nostri errori, come noi rispondiamo, quelli che sono i nostri strumenti, e poi tornano per strutturare un'offerta turistica che si basa su dei principi un po' più sani, un po' più sostenibili. E poi l'attività con gli studenti universitari. Se avete appunto, oltre appunto a quello già detto da Simone, avuto modo di avere qualche informazione sulla storia della fondazione, la fondazione nasce proprio dagli incontri tra studenti universitari di differenti culture con dei workshop intensivi internazionali dedicati proprio a creare connessioni da circa 30 anni, quindi è un'attività storica della fondazione. Oltre a questi abbiamo anche strutturato dei corsi in e-learning proprio alla luce della pandemia, ecco. E abbiamo un'offerta che per le università si articola su differenti livelli. Da un lato ci sono i corsi per gli studenti delle triennali, insomma dei primi anni, poi a seconda del contesto seguono ordinamenti differenti. Dal 2014 insegniamo alla Josai International University a Tokyo con dei corsi intensivi. Nel 2016 abbiamo fatto un workshop alla Azerbaijan University of Architecture and Construction e 2020 e anche nel 2000, sì, fine 2021 perché è novembre, sì, 2021 avremo un altro workshop alla University of Economics and Business of Prague. E come diceva Simone, andiamo poi a lavorare anche nella creazione di programmi e curriculum per studenti del master. Abbiamo partecipato ad alcuni progetti Erasmus Plus. Il primo è stato SURE dal 2016 al 2019, Sustainable Urban Rehabilitation in Europe, in cui abbiamo creato un master di 3 anni per architetti, conservatori urbanisti, che adesso è implementato nella sua versione pilota al Politecnico di Madrid, Vilnius, Lublino
e all'Università La Sapienza di Roma. E qui abbiamo proprio creato i corsi nei quali si inserivano i principi di Life Beyond Tourism per la rivitalizzazione di centri urbani in modo sostenibile a livello europeo. Mentre invece il secondo, che si concluderà appunto quest'anno, 2018-2021, è UNINET, University Network for Cultural Heritage, Integrated Protection, Management and Use, che è invece un corso, un master di un anno per architetti, conservatori, archeologi e paesaggisti. Per quanto riguarda l'e-learning, di cui vi parlavo prima, questo è un nuovo corso che abbiamo creato proprio alla luce appunto della pandemia, eccetera, e è dedicato agli studenti universitari, in particolare coloro che si occupano di patrimonio, architettura, disegno urbano, e si trova appunto su una piattaforma Udemy. Il corso si chiama Life Beyond Tourism, Travel to Dialogue, Heritage as a Builder of Peace, e iniziamo appunto con delle definizioni basilari dal patrimonio, dialogo interculturale, e poi ci concentriamo sui concetti principali sviluppati con Life Beyond Tourism, e andiamo poi a declinare le opportunità del dialogo tra culture tramite il viaggio per il patrimonio, per il viaggio culturale, con una challenge per il progetto, sia a livello architettonico che a livello urbano. Quindi il corso poi è diviso è strutturato diciamo in tre moduli, quindi un primo più introduttivo, un secondo invece proprio sull'influenza del turismo su un sito con rischi e opportunità, ed il terzo invece in cui si esplora proprio tutto il mondo di Life Beyond Tourism, proponendo poi delle esercitazioni, piccole ricerche principalmente da poter compiere tutte online su internet, e per creare, cioè finalizzate a creare tutto un sistema di referenze, buone pratiche che poi possono tornare utile nella progettazione, in una fase più progettuale. Abbiamo poi anche creato un'offerta per i bambini. Abbiamo creato proprio dei summer and winter camps a Firenze, per bambini intendo dai 5-6 anni fin intorno ai 10, diciamo l'età delle elementari, che ovviamente si tengono in presenza e che quindi ripartiranno non appena sarà possibile. È molto importante per noi anche l'attività di confronto e condivisione dei nostri risultati, infatti noi portiamo sempre il nostro contributo quando possibile chiaramente a conferenze internazionali, organizziamo i comitati scientifici internazionali di ICOMOS a Firenze e ogni anno organizziamo un'assemblea generale e un simposio, quello appunto che doveva essere il forum 2020, ad esempio. Vi mostro l'ultimo, un piccolo video, un piccolo trailer dell'ultimo forum assemblea generale che abbiamo potuto avere. Diciamo per farvi respirare un po' l'aria che viviamo noi in quei giorni.
molto effervescenti, che speriamo di tornare a vivere con serenità molto presto. Però per quest'anno abbiamo deciso di non creare un evento online, quindi non spostare quello che poteva essere un programma in presenza sull'online, ma abbiamo scelto di creare una nuova tipologia di programmi. Inizierà quindi a settembre un ciclo di appuntamenti che si chiamerà che si chiama Learning Journey. Questa è proprio fresca, è una preview, nel quale appunto andremo a dibattere alcuni temi legati al cambiamento che stiamo vivendo, quindi da ciò che eravamo, cioè che un mondo, un sistema di tematiche che conoscevamo, che inevitabilmente ha avuto un momento di rottura, di stop, un momento che poi non sappiamo quale sarà alla fine della pandemia, eccetera, non sappiamo esattamente cosa resterà, cosa non resterà, come si evolveranno le cose, però sappiamo a un anno e passa, un anno e mezzo di tempo dall'inizio della pandemia, quello che intanto è cambiato, come si è evoluto. E quindi questo ciclo di eventi che verteranno proprio sulle tematiche che abbiamo sempre toccato, dallo sviluppo urbano al patrimonio, al viaggio, dialogo tra culture, eccetera, andremo proprio a stimolare delle riflessioni su questi cambiamenti, proprio per andare a dire, ok, cosa conserviamo di questo momento drammatico, però di grande cambiamento e anche di innovazione, e invece che cosa vogliamo assolutamente lasciare. E concludo con un invito a quello a vedere e valutare se partecipare oppure no all'appello che abbiamo lanciato alla fine del simposio e Assemblea Generale 2019, che si chiama Building Peace Through Heritage. Lo potete trovare sul sito lifebeyondtourism.org. È un appello proprio che vuole portare l'attenzione sulla necessità di aumentare la consapevolezza sull'importanza del patrimonio nel creare opportunità di pace. E con questo appunto interrompo la condivisione. E niente, per qualsiasi domanda o chiarimento sono a disposizione. Bene, grazie Corinna. Io ecco, a questo punto avrei piacere, non so se il professor Giuseppe o la professoressa Donatella vogliono dire, ecco, a qualche spunto, anticipare qualche commento. Professor Giuseppe, lei... Volentieri. Allora, magari posso dare anche per Anastasia, che ci segue, poverina, posso magari presentare un attimo i nostri studenti, la nostra equipe, dicendo qualche parola in inglese, se mi consentite. Sempre galantuomo, complimenti. So, let me introduce for Anastasia our students, our team of Bologna University. Here are present, of course, online, is just a virtual presence because of the pandemia. A group and a very excellent teams of students of my wife, Professor Donatella Biagi Maino,
who teaches museology and history, theory and restoration at the University of Bologna in the campus of Ravenna. The University of Bologna is present in different locations in the region Emilia-Romagna. Of course, the main site is Bologna, where the university campus has more or less 100,000 students. But University of Bologna has also many faculties, now are named schools and courses in Romagna, in Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, and other locations near Bologna. And in particular, our students today present in this presentation, for which I thank Simone Giometti and Corinna Del Bianco for their help in organizing and promoting these very, very valuable initiatives on cultural heritage and the tools for promoting inclusion and hospitality and intercultural and inter-ethnic dialogue through cultural heritage. Our students belong to the Ravenna campus and to the school, to the Department of Cultural Heritage. And they now follow the advanced course for graduating in cultural heritage, and they choose to participate in this initiative by realizing this virtual and hopefully in November real exhibition on narrative histories of territories, and in particular Ravenna, which is linked to Florence by the presence of Dante Alighieri, the great Italian poet, who lived a long time in exile in Ravenna, where he died. But Ravenna, in addition to mosaics and Byzantine monuments and historical buildings, has very, very interesting items linked to tangible and intangible cultural heritage. Now, because of the presence of the university, also a presence of young people. And so it Ravenna can be visited and offers a variety of important moments for cultural heritage and artisan activities and so on, that the work now in progress of the students here present hopefully will allow also people to discover in the Florence exhibition this November. But perhaps Donatella can add something to present our team and the activities of the Bologna University. Donatella, vuoi dire qualcosa sull'Università di Bologna? Avevo capito. Quali? Avevo capito la domanda, nonostante sì. La mia poca dimestichezza con l'inglese dovuta a una pigrizia innata. E quindi sì, parlo in italiano per necessità.
Diciamo che non ho moltissimo da aggiungere, nel senso che sono ringrazio appunto per l'occasione offerta per i miei studenti, dei quali sono sinceramente molto soddisfatta. La loro partecipazione convinta, entusiastica, e mi permetto di dire, avendo alcuni di loro già sostenuto l'esame con me, che sono persone molto preparate e attente al loro futuro. Fanno questa talvolta si pensa che queste facoltà umanistiche siano un po' un'area di parcheggio, così almeno si sente dire, una cosa sgradevolissima, perché non è assolutamente vero. Chi viene coinvolto in questi percorsi, che non sono facili, nonostante appunto giri questa voce, è assurda, ma è sempre stato così fin dai miei tempi, sono tutte persone estremamente motivate, non solo per se stessi, ma anche per gli altri, mostra la loro partecipazione a questo percorso, e attente attente molto anche alla conservazione e al rispetto del patrimonio artistico, che purtroppo, parlo per l'Italia ovviamente, non è un sentimento condiviso. Men che meno, mi dispiace dirlo, dalle autorità preposte. Quindi ci vuole a questo punto un'attenzione, come dire, orizzontale, verticistica, abbiamo già visto, continuiamo a vedere, è assolutamente fuori contesto, non c'è rispetto. Sono molto arrabbiata a proposito di Firenze e del suo meraviglioso patrimonio per il fatto che la Pala Baroncino è stata spostata per una mostra a Forlì. Sapete, forse no, è uno dei tanti, dal mio punto di vista, scandali che coinvolgono questa malcondotta impostazione di un turismo fatto per stupire, certamente non per far crescere o per informare. Quindi iniziative come la vostra sono, dal mio punto di vista, essenziali. L'apporto dell'università può essere, spero almeno, molto utile, e quest'anno sarà con la città di Ravenna e quindi con il Dipartimento dei Beni Culturali di Ravenna, dall'anno prossimo con Bologna, che è la mia nuova sede di dipartimentale. E tra l'altro, mentre ascoltavo i vostri due interventi molto, molto significativi, pensavo anche al fatto di coinvolgere una collega molto brava che si occupa di psicologia dell'arte e museologia in riferimento appunto alla ricezione psicologica, che può essere può portare un contributo utile per estendere il più possibile questo genere di nuovo strumento per un turismo che deve assolutamente cambiare. Quell'immagine dell'assedio agli Uffizi, personalmente lo trovo, posso dire, un po' angosciante, considerando tutti i luoghi meravigliosi che sono a Firenze, che magari non vengono visitati. Penso alle gallerie dell'Accademia, a altre situazioni altrettanto straordinarie, proprio in ragione del fatto che non c'è una consapevolezza di quello che esiste e che è utile per la crescita culturale e spirituale delle persone. Le due cose vanno insieme, e la cultura non può essere facilitata come vorrebbe questa politica di banalità che ormai sono 30 anni che ci perseguita. La cultura deve essere un raggiungimento, e come tale è anche molto più soddisfacente. E quindi cercare di cambiare, chiaro che si procede per tentativi, questi percorsi così ormai anche strumentalizzati. Penso anche al direttore Schmidt degli Uffizi, con indignazione. È un obiettivo che va perseguito in tutti i modi. Questo modo mi sembra ottimo, perché appunto le nuove generazioni sono coloro che porteranno il cambiamento, che noi cercheremo di avviare con la loro con il loro portato di anche di entusiasmo, di passione.
l'Università di Bologna sta affrontando un cambiamento radicale. Stiamo, posso dire, combattendo per avere un nuovo rettore, il Francesco Bertini, bravissimo, ma ormai decade nei suoi 6 anni, e confidiamo che il nuovo rettore sarà una persona responsabile. Cosa voglio dire? Detta così è quasi volgare, ma abbiamo presto avremo molti fondi da Recovery Plan, e l'utilizzo di questi fondi viene vagliato in modi diversi. Quello che io chiedo al nostro nuovo rettore è anche, non solo naturalmente, ma anche un'attenzione particolare alla situazione museale turistica che l'università può propagandare in maniera, portare avanti, diciamo meglio, in maniera molto consapevole. E confido che sarai eletta la persona appunto in grado di farlo. Chi non promette aumenti di stipendio, che è una cosa assolutamente ridicola, ma che invece focalizza l'importanza della crescita culturale condivisa e consapevole, cosa che può sembrare ovvia, ma dal mio punto di vista non lo è affatto in questi momenti così di sbandamento collettivo. Io confido molto nel ruolo dell'università e dei nostri studenti. Sono rimasta, devo dire, non stupita, ma soddisfatta, è una parola brutta, diciamo, colpita dall'interesse che questi ragazzi, che hanno già un'infinità di esami, lezioni molto faticose in remoto e tutto quanto, che non hanno potuto avere quei percorsi che erano consueti ai miei studenti, cioè i viaggi, le visite ai musei, ai laboratori di restauro, eccetera. Dicevo, l'entusiasmo che hanno portato per questa avventura, diciamo che conferma le aspettative positive e quanto cerchiamo di immettere in questo nostro percorso di docenza. Spero di non aver detto troppo. E vi ringrazio, i miei ragazzi sono la nostra soddisfazione. È un grande premio avere degli studenti così. E quindi concludo ringraziando ancora Corinna. E io sono negata per i nomi, mi scuso con il nostro collega Simone, ecco, chiedo scusa, dimentico anche il mio, quindi chiedo scusa, veramente sono proprio un disastro. E concludo, e grazie ancora. Grazie professoressa Donatella e professore Giuseppe. Anch'io, ecco, i nomi sono veramente una frana. Nelle immagini invece, la fisionomia me la cavo un pochino di più, e grazie, ecco, per aver condiviso e coinvolto soprattutto il gruppo appunto di ragazzi che stanno qui appartenendo, e aver capito l'intento nostro, che non ha la pretesa di dare un insegnamento. Vi sono istituzioni come la vostra preposte a questo. A noi ci interessa, per usare, ecco, una similitudine, gettare un seme nelle coscienze dei giovani, perché quando appunto si affronta il tema della identità di un territorio e della diversità culturale. Quando lei, cara professoressa Donatella, parlava della sua reazione di fronte all'immagine, alla foto di Corinna del piazzale degli Uffizi, beh, a questo punto gliene dico un'altra, magari non è un'immagine, non l'abbiamo messa, però forse suggerisco a Corinna di mettercela nella prossima presentazione. Lei stessa aveva fotografato una scritta di un graffitaro su un palazzo
antico di Firenze, del centro, in cui c'era scritto, il bello era che era scritto in italiano e in inglese, cioè era un messaggio urbi et orbi, diciamo, c'era scritto why it is the tourist season, if it is the tourist season, why we can't shoot them? Cioè, se questa è la stagione turistica, se c'è la stagione turistica, perché non possiamo sparare a loro? Cioè, ecco, per dire quanto invece sia importante instillare nell'animo, soprattutto delle giovani generazioni, la consapevolezza che quando si parla di un monumento, oppure si va a visitare un luogo, e quanto sia importante sentirsi coinvolti da un punto di vista anche umano nel portare con sé i valori della propria identità, ma anche quelli del dialogo e della conoscenza e del rispetto soprattutto. Ecco, se noi riusciamo con questa iniziativa a spergere semi nel maggior numero di università che ci seguono da tanti anni, ecco, questo è il massimo che saremo veramente soddisfatti. Detta a parte questo, ecco, questo inciso, adesso, prima delle eventuali vostre domande, cari ragazzi, volevo che condivideste l'esperienza di Anastasia. Anastasia has been so kind and patient to wait right until now, and now it's your turn in sharing with your colleagues from Bologna, which has been your impression, your experience, and of course also suggestions, considering not only that you have been an intern student in our Life Beyond Tourism movement, but you are bearing witness of what other colleagues of your in Vilnius are doing for taking part in this initiative Back to Life. So Anastasia, now it's yours. Yes, thank you, Simone. Thank you, Simone. Thank you all colleagues. Karina, it's very nice to see you. Thank you, Professor Giuseppe, for trying to introduce, for the attempt to introduce your department and the students. It wasn't actually a problem for me to listen to the Italian speech because, first of all, we've been through the info days before, so I know the presentation of Simona very well and the presentation of Karina too. So it's not a problem for me at all, and I do understand some of the Italian parts of Professor Donatella's. So it wasn't a problem for me at all. So I want to introduce myself briefly and perhaps introduce the perspective of a student who participates in the program as well, and as an intern too. So my name is Anastasia Heloborda. I come from this beautiful university in Vilnius in Lithuania that is called European Humanities University. So I'm going through the graduation part of my program, bachelor program. So I'm finishing a program called European Heritage Studies. Before it was called Cultural Heritage Studies. So I do have a lot perhaps to share with the students too, since our department is dedicated to history, arts, art history and cultural heritage practices as well. I do have a lot of appreciation for the city of Ravenna. So I was actually pleased to hear you mentioning that this campus and the students from this campus come from Ravenna. I personally searched for some possibility to visit the city and see the Byzantine mosaics. And also I believe that you're going through the celebration of Dante's anniversary. So, you know, a lot of greetings to the city of Ravenna too. So I believe that I want to share the story of meeting the foundation and the movement from my university, from the perspective of my program that is Cultural Heritage Studies as well. 3 years ago, my university and I visited the foundation and I've been introduced to the movement Life Beyond Tourism.
for our program here in Lithuania and in my university, the question of tourism, the question of travel experience is very important. We've been talking about this phenomenon that is connected to the globalized world of over tourism, overcrowded places. And I believe this particular time with the pandemics is a very specific moment to raise this question again, because thanks to this internship, I've been able to visit Florence during the pandemics and see how everything changed for the city over the course of this almost 2 years of the virus and the pandemics. This period was particularly interesting from this perspective. So the pandemics was this element that made the city become absolutely free of tourists. But we see this phenomenon not as something good, but as something bad. It was bad for the business, for the local craftsmen, for the local economy and the economy of the whole country. But I believe this project that the Life Beyond Tourism movement is promoting right now, and that is Back to Life Revitalization of Places, is also a sort of a chance to reflect on this road that we've taken during the pandemics, and to reflect on the identity of places from the perspective of the pandemics too, because we are not only talking about the representing, reintroducing our places through participation in this project, but also talking about how can we actually manage tourism and you know, manage it not through the restrictions that the pandemics, for instance, introduced and made the city so free and in a way pleasant for the locals and the residents, but to manage it in a balanced way and not that radical, you know, as the virus and the pandemics. I believe that the students that will be participating in this project will be going through the Udemy course of Karina, where she's introducing this very nice balance between the risks and damages that the tourism brings, but also the opportunities. And this opportunity was the multicultural dialogue that such places as Florence, and I believe Urbana too, and Vilnius introduced to us. We can use the fact that a lot of travelers come to our places and they bring with them different cultures and different cultural backgrounds. It's important to use that. So as an intern during this course of work with Simone and Karina, I've been reaching out to other universities as well as to my university, and we've been trying to present our place of residence, that is Vilnius, as the place that needs to be reintroduced again after the pandemics. But I guess it's interesting. It's really interesting to go back to the representation of the city, because again, during the pandemics, the city was absolutely, you know, absolutely empty. And I think what we will try to do through our project, this part of our of the city's story, that we are used to see tourists as the bad and the good at the same time. But here, over the course of 2 years, we had a moment when the city became absolutely empty, and some of the people were, and I think the residents of Florence too, were viewing it as an opportunity to appreciate the city, to, you know, to see it finally being so empty, but at the same time feeling this very bitter burden of this emptiness, and this is bitter for business and other economy initiatives. So the internship with the Life Beyond Tourism movement was particularly interesting for me because of the experiencing Florence in this kind of state, and also I'm trying to coordinate the initiatives from my university and to connect these two projects and the values of my program of European Heritage Studies and Life Beyond Tourism movement that share a lot.
at their core and pose the same questions. What is the experience of a traveler? What is the identity of a place? How do we address tourism? Is it evil? Is it something good for the place? So I guess during the preparation for the participation in this festival that we all hope that it's going to be in November and we'll be able to visit it personally. So we'll be preparing also from the perspective of this very exclusive time that we all went through, and to present the identity of our places, having in mind that experience of the pandemics too. Thank you. Thanks to you. Thank you. Thank you very much, Anastasia, for your perspective of experience in the movement Life Beyond Tourism. Now I come back in Italian and address. Per dirvi che ecco, siamo arrivati alla conclusione di questo incontro. Non so se qualcuno di voi ha già delle domande da fare, delle curiosità che magari non sono riuscito a soddisfare durante il mio intervento, il nostro intervento. Come ecco, dicevo in precedenza, nella mia presentazione, il prossimo passo, oltre all'eventuale ecco, esposizione dei pannelli della mostra Florence in the World, sarà quello di farvi accedere al corso e-learning online. Quindi vi invierò un codice speciale che vi permetterà di accedere gratuitamente al corso sulla piattaforma Udemy con una raccomandazione. Questo codice ha una validità di 3 giorni, per cui prima di inviarmelo magari vi chiederei di individuare tutti insieme qual è la data migliore per tutti voi per poterle accedere. L'importante è che in questi 3 giorni di validità voi facciate l'accesso. Poi dopo, siccome sulla piattaforma Udemy potrete interromperlo e riprenderlo compatibilmente con gli altri vostri impegni. Però ecco, vi chiederei questa prima cortesia di darvi una data e io con il dovuto anticipo mi manderò questo codice e potrete poi accedervi entro 3 giorni e poi fruirne compatibilmente con i vostri impegni. Nello stesso tempo sia il professor Giuseppe che la professoressa Donatella mi hanno confermato di quanto sia già chiaro per voi l'oggetto della vostra ricerca. Permettetemi la raccomandazione che poi è anche una delle nostre priorità e anche uno dei nostri, diciamo, piaceri, come è successo per gli amici georgiani. Non appena avrete già completato uno stadio abbastanza sufficiente della vostra narrazione culturale, vi pregherei di farmelo avere, perché ci teniamo anche a diffonderlo all'interno non solo della rete dei Life Beyond Tourism Points, chiamiamoli così, ma comunque a tutta la rete nei 111 paesi di cui vi dicevo prima, perché permettetelo, è un motivo di nostro orgoglio fare vedere come certe idee vengono seguite e vengono e si concretizzano in chiamiamoli prodotti o comunque in risultati che sono in linea con quanto stiamo dicendo da tanto tempo. Quindi dopo queste 2 raccomandazioni, di nuovo, se non avete alcuna domanda in serbo, potrei già considerare chiuso questo nostro primo incontro e ovviamente sia con i vostri professori Donatella e Giuseppe, ma anche direttamente, perché condividerò il mio indirizzo email e tutte le altre
riferimenti ci si può sentire alla bisogno, diciamo. In realtà avremmo qualche domanda da fare. Vediamo. Allora, ci chiedevamo se fosse eventualmente possibile vedere magari qualche esempio delle didascalie che sono state fatte per avere il lavoro più chiaro, anche perché come idea che i professori ancora non sanno, così lo diciamo anche loro, ci siamo chiesti, cioè abbiamo pensato che il pubblico a cui ci rivolgiamo realizzando la didascalia non è un pubblico che coinvolge tutti quanti e volevamo magari inserire un podcast o comunque un audio, la voce, che potesse raccontare sia le immagini che le didascalie, così che anche ad esempio le persone non vedenti potessero, diciamo, usufruire, visitare la mostra e conoscere il nostro lavoro. E quindi ci chiedevamo se era possibile inserire anche queste cose. Adesso io pensavamo a un podcast, poi non so che cosa si potrebbe inserire, ecco. Sì, ora bisognerà andare, è una domanda abbastanza tecnica, bisognerà poi andare nello specifico sulla sostenibilità del nostro portale, perché come dicevo a Firenze esporremo i pannelli, i poster, diciamo così, nello stesso formato 50% con tre immagini, quale è quello della mostra che Florence in the World in Florence. Però noi inseriremo il chip con la collaborazione di una azienda che è appunto specializzata, che farà il collegamento alla pagina web che vi riserveremo nel nostro portale e sulla quale riverserete tutta la narrazione culturale. Ora, se onestamente, se questa pagina web sostiene anche video, è una domanda, ecco, molto particolare che mi riservo appunto di parlare col nostro webmaster. In teoria le direi di sì, cioè qualsiasi forma di contenuto, che sia immagine, testo, le più tradizionali, ma anche video, anche altre cose, sono benvenute nel concretizzare, nel materializzare questa narrazione culturale. Devo però, ecco, ovviamente non posso dirle, si entra in un campo che non è la mia competenza. Non so se Corinna può aggiungere. Magari, Simone, secondo me è un'ottima idea, perché può essere molto simpatico, ecco, avere dei podcast, delle narrazioni, eccetera. Anche se magari vengono in mente quei podcast, quelle guide fatte tramite audioguide dell'abitante che porta in giro il viaggiatore. Ci sono tanti begli esempi, quindi mi sembra veramente una bella idea. Io credo che tecnicamente si possa fare, ma quello lì appunto Simone ora verifica e poi vi fa sapere. E poi riceverete un template appunto di questi pannelli, che sono 60x90, non 50x100, ma un po' nuovo. E in quelli lì troverete appunto un template che ha un frame per inserire la foto e uno libero invece. Così sapete se volete inserire la foto per essere omogenei agli altri, quella lì è la dimensione, però siete liberi, cioè nel senso ogni territorio a mio avviso deve avere una sua connotazione, cioè siete liberi, se non volete usare le fotografie usate un'altra cosa, cioè io ho parte della mia attività che è quella di fotografa, quindi è un mio strumento di rappresentazione e io guardo anche da urbanista, guardo dalla grande scala alla piccola scala, quindi quelli sono dei trittici che guardano dalla grande scala alla piccola scala, quindi è una mia lettura, ma non è per forza l'unica, primo per chi la fa, per gli autori che la fanno, secondo per il territorio che uno sta guardando, quindi sentitevi liberi di fare di fare c'è una bella predominanza femminile in questo gruppo c'è Andrea il solo, mi sembra, vero?
beato fra le donne. Davvero? Davvero? Esatto, esatto. Allora sì, sarei beato proprio. Però che appunto siete liberi di impostarla anche con lo strumento di rappresentazione che più secondo voi è pertinente. Cioè se uno di voi è particolarmente bravo a disegnare o avete uno che fa gli sketch, volete farlo come un fumetto, volete farlo, cioè nel senso tenetevi conto che deve essere stampato, che poi avrà questa aggiunta di contenuti, però siete completamente liberi, non vi vincolate se non al formato, ecco quello sì. Ok, ecco, grazie. Come tempistica... diciamo nella seconda metà di giugno vi potrebbero già inviare materiale? Come dicevo prima, l'idea del festival in tutta onestà ci è venuta strada facendo, proprio perché grazie a Dio la situazione in Italia sta evolvendo. Per inciso, io ieri parlavo con gli amici giapponesi della Kyoto Seika University, anche loro partecipano, ma allora loro hanno, in Giappone hanno seri problemi con la pandemia, tant'è che l'80%, mi dicevano, fatto un sondaggio, l'80% dei giapponesi sono contrari ai giochi olimpici, perché li vedono come un problema dal punto di vista appunto del contenimento e sono rientrati in isolamento di nuovo. Lo stesso ieri l'altro gli amici dalla National Taiwan University of Art, anche loro partecipano, però non hanno potuto aprire la mostra perché sono entrati in isolamento, e la settimana scorsa quelli del di Bishkek. Quindi ecco, per lanciare proprio un messaggio anche di ottimismo, si è detto: bene, allora, Back to Life è partito, già ci sono partecipanti, ce ne saranno, confido, molti altri. Vediamo, ecco, di organizzare anche di ritornare ai santi vecchi, come si dice qui in Toscana, e di riorganizzare anche, concepire, pensare di fare un evento in reale. Per questo, ecco, le notizie relative al festival stanno per essere formalizzate in un apposito bando, una call, tanto per dare un termine inglese, e usciranno tra poco. E lì vi posso anticipare il termine ultimo è il 30 settembre per presentare. Però ecco, ritorno alla mia raccomandazione di prima, che ci teniamo noi particolarmente, anche perché può essere una guida per altre università, cioè ci teniamo a far vedere in anticipo, per quanto possibile, cosa hanno già fatto le università partecipanti, sia per un discorso di promozione, anche di orgoglio, diciamo così, istituzionale, ma anche per dare un'idea, un indirizzo. Bologna ha fatto in questa maniera, la Georgia Kvevo Party ha fatto in un'altra, Ottawa un'altra ancora. Anche perché, e mi ricollego alla domanda che aveva fatto prima Rebecca, cerchiamo per quanto possibile di dare massimo spazio e rispetto alla creatività. Ci interagiamo con giovani, per cui anche con delle fonti originali di creatività nel rappresentare il territorio, e cerchiamo appunto di condividere le varie espressività e risultato di questa creatività con la nostra rete e con tutti i partecipanti. Per cui rispondo alla sua domanda, caro professor Giuseppe. Il 30 di settembre è l'ultimo proprio termine, ultimo proprio. Però se ce la fate anche prima, anche magari a mandare un lavoro quasi finale, perché poi appunto il termine ultimo sarà quello che vi dicevo. Benissimo. Sì, io ho una domanda molto tecnica, sempre sui test. se per caso c'era un fonte da rispettare, dei caratteri minimi e massimi e cose del genere, o se è libero, diciamo, se ci pensate.
Quello sì, e, lo trovate nel template. Il template è un pacchetto InDesign in cui appunto cioè, lo aprite, ci sono, cioè, nei collegamenti ci sono i font, ci sono i loghi, c'è una mastro, c'è il pannello nelle dimensioni e la mastro con la mascherina, diciamo, del pannello, no? E aggiungo una cosa, io ho già condiviso con i professori le linee guida della narrazione culturale, dove già diamo dei paletti, diciamo così, ogni, in termini di oggetto dello stesso lavoro, quindi una parte dedicata ai itinerari, una parte dedicata a, ora non vado così a memoria, a monumenti oppure a forme di arte, di espressività, di artigianato, e per ciascuna c'è un tot numero di immagini da quel con la tot di definizione, tot massimo di caratteri, ecco, quindi vi è già anche anche questo è un termine di paragone per poter presentare la vostra narrazione. Ovviamente, essendo la narrazione culturale poi riportata nella sua interezza e nella sua varietà, mi auguro, nel portale, i font si adegueranno ai font del portale, però da un punto di vista della quantità della descrizione e di come descriverla, ecco, già anche in questo documento vi è la risposta. Sì, io oggi caricherò questo documento perché Andrea e le altre colleghe hanno creato questa cartella in Dropbox per condividere tutto il materiale di lavoro su cui appunto stanno preparando i pannelli e tutti i materiali. Poi con gli studenti ci sentiremo per metterci d'accordo anche per l'allestimento presso il Dipartimento della mostra su Firenze di Corinna, in maniera da condividere anche questa esperienza e documentarla e poi mandarvi tutte le immagini della mostra stessa, e ovviamente poi ci metteremo d'accordo per l'inaugurazione, la presentazione più formale. Bene, e prima di passare la parola a Maddalena, mi immagino, Maggie, sì. Volevo dire un'altra cosa, sempre nel bando, si prevederà anche del terzo tipo di lavoro, che però è implicito. Quindi il primo e più importante è quello della narrazione in sé per sé, che è destinata al portale. Il secondo è i pannelli, i poster che verranno affissi a Firenze. È previsto sempre a Firenze, in modalità o remoto o in presenza, ognuno è libero di decidere, anche una presentazione, perché daremo spazio all'interno dei due giorni del festival a ciascuna università per presentare il loro lavoro con una PowerPoint di 10 minuti. Ecco, anticipo ancora i contenuti di questo, da poi 10-15, ecco, li anticipo comunque per completezza di informazione. Quindi sono tre i lavori cioè il lavoro è unico solo che viene però rappresentato in tre forme diverse. Maddalena, giusto? Sì. Sì, salve. Bene. Il mio nome compare Maggie, ma in realtà mi chiamo Maddalena Arbia. Ecco, sì, allora, innanzitutto grazie per questo bellissimo incontro formativo che ci ha chiarito molto le idee. Noi ovviamente siamo molto entusiasti di partecipare a questo progetto e tra le idee emerse c'è stata anche quella di impiantare alla fine del lavoro appunto il nostro pannello espositivo per una zona di Ravenna che ci è risultata essere poco valorizzata, che è quella della pineta di classe.
appunto perché citata nel sedicesimo canto del Purgatorio di Dante, e per cui ci sembrava, diciamo, una bella idea ai fini della valorizzazione di questa parte della città di Ravenna, che in realtà è molto valorizzata all'interno per la figura dantesca, però poi manca di riferimenti appunto in un punto specifico, che è quello della pineta di classe. Ecco, non so cosa ne pensa di questa idea. Le piace? È proprio collima perfettamente, collide perfettamente con l'idea, ecco, anche di Life Beyond Tourism. E allora, nell'occasione, anticipo un'altra cosa, anche, ecco, in risposta a quanto ci siamo già scambiati per telefono con la professoressa Donatella riguardo anche all'eventuale formazione di tirocinio. Perché il Life Beyond Tourism intende, ecco, in termini pratici focalizzarsi su quei siti o quelle realtà, diciamo così, territoriali, culturali, che sono a rischio di chiamiamo le espressioni culturali, che sono a rischio di scomparire. Leggevo ieri qui a Firenze che negli ultimi tre mesi sono chiuse circa 240 botteghe artigiane per la pandemia. Questa è una perdita veramente pesante per il territorio fiorentino, che storicamente è stata culla di una produzione artigiana artistica. Ed è un esempio di espressione culturale di un territorio che si rischia di perdere. Un monumento si restaura, se c'è un buco si tappa, se si perde la conoscenza del saper fare non si recupera più. Quindi questo è uno dei primi punti su cui Life Beyond Tourism si focalizza. L'altro è la valorizzazione di quelle realtà culturali, territoriali, che sono neglette, che non si conoscono e che invece meriterebbero, soprattutto per un viaggiatore interessato e mosso non soltanto da considerazioni legittime, peraltro, di carattere consumistico o di altro genere, però dovrebbero essere, ecco, dato giusto risalto. Il terzo tipo di situazione che Life Beyond Tourism predilige approfondire è proprio quella che lei diceva, Maddalena, in siti di, diciamo, dichiarata fama, chiamiamoli così, quali sono quelle altre realtà, quegli altri luoghi, quelle altre identità che sono ignorate da chi va a visitarlo e che invece meriterebbero di essere valorizzate, non soltanto in termini di alleggerimento del carico su certi luoghi invece di un altro, ma proprio per permettere a chi visita di proprio di non dire ah, sono stato lì, ma dire di ho capito cosa vuol dire stare lì. Ecco, e questo la ringrazio perché ha posto in luce uno degli intenti del movimento Life Beyond Tourism, cioè in siti icone o comunque conosciute, dare la possibilità a chi visita, a chi viaggia, a chi visita e che è mosso da un particolare interesse, di proprio cogliere proprio quegli aspetti che sono fuori dai normali circuiti offerti da quel. Vedo Andrea, non so, ecco, se Maddalena ho risposto. Sì, sì, la ringrazio. Allora Andrea. Okay. Ah,
devo lasciarvi, scusate, ho un appuntamento e non posso mancare. È vero, vero. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie. Eccomi. Mi manca una adesso una autorevole spalla, però cercherò di essere all'altezza della vostra curiosità. Io volevo chiederle se sa per caso quant'è la grandezza massima di consentito nel caricare ad esempio i video all'interno dell'NFC, del file. Se c'è una grandezza massima o anche di una durata massima di tempo. Ora vado a memoria, in quel prospetto linee guida vi sono ecco le dimensioni, non lo so se anche delle immagini senz'altro, ma non so dei video, per cui mi perdonerà, ma preferisco risponderle con cognizione di causa, per cui segno queste due note, la precedente e il video. Tanto ecco, comunque restiamo sempre in contatto. Anche perché cioè, noi ipotizzavamo, essendo comunque, che perlomeno parlo per me, nel senso quando vado a una mostra, ho visitato un museo, non mi soffermo troppo ad esempio a leggere dei testi lunghi che magari possono risultare noioso vedere dei video lunghi, quindi pensavo anche a delle clip, così avevamo pensato di 15 massimo un minuto, di 15 secondi massimo un minuto, che potevano essere molto dinamiche, ecco, incisive sullo spettatore. Come dicevo prima, massima attenzione alle espressività creative delle vostre, perché bene i testi, bene i canonici testi o immagini, però il portale in parte già lo è, però ecco, anche per questa occasione deve essere in grado di accogliere forme di rappresentazione del vostro lavoro di diverso formato. Ora ecco, quindi il discorso podcast e video lo devo approfondire con il tecnico ed eventualmente apporre, perché siamo sempre in un processo di continuo miglioramento, apporre queste nuove misure, queste nuove opportunità anche sulle linee guida per i futuri università. Bene, ecco, mi dispiace ecco, di non essere tecnicamente alla vostra altezza, però ecco, grazie. È un modo per migliorarsi, ecco, comunque, perché adesso farò delle domande calibrate al nostro webmaster. Bene, non vedo manine alzate in questo, per cui se siete d'accordo io chiuderei qui il nostro collegamento. Aspettate, vedo sì, no, c'è le chat. Bene, Alessandra ci ha salutato, grazie anche a lei per la presentazione. Quindi ragazzi, cari Donatella e Giuseppe, io vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato e soprattutto per la fiducia nel imbarcarvi in questa iniziativa, che anche questo ci tengo a dire, è la prima edizione. Noi ecco, come magari Giuseppe e il professore Giuseppe Donatella sanno, abbiamo un pregresso nella organizzazione di eventi, simposi, come vi ha fatto prima vedere Corinna, oppure in programmi, seminari studenteschi, però questo tipo di iniziativa, forse perché figlio ovviamente anche dell'eccezionale situazione che è venuta a crearsi, è alla prima edizione, senz'altro avrà molti difetti, sarà da migliorare per i prossimi anni, per le prossime edizioni, ed è anche da parte mia bello avere la possibilità di migliorarla con i vostri suggerimenti. Quindi se appunto siete tutti d'accordo a questo punto, chiuderei l'incontro. Ancora una volta ringrazio.
I thank you also Anastasia for ringraziamo noi. It was my pleasure. Thank you, Simone. For taking part in this meeting and grazie ancora e allora buona giornata, buon proseguimento e a presto risentirvi perché io vi seguirò. Per procedere. Esatto, vi seguirò sì. E i professori Donatella e Giuseppe dovranno portarmi un po' di pazienza quando li contatterò. No, grazie invece per questa opportunità anche a nome grazie degli davvero. Studenti, ringrazio anche loro, thanks to Anastasia for her witness, e a prestissimo, procediamo. Allora, buongiorno a tutti e buon lavoro. E buona fortuna anche grazie per a tutti grazie, e buon fine settimana. Buon lavoro. Prof, avevamo una domanda per lei, se possibile. Sì, certo. Volevamo chiederle quando, se si sa il periodo, per la mostra da allestire, che così anche noi che veniamo da fuori potremmo organizzarci. Certo, magari ci possiamo sentire lunedì e per vedere di organizzare tutte le prossime tappe. Aspetta, devo prima parlare con... Sì, certo. Quindi okay. Lunedì è un po' presto, diciamo verso mercoledì. Mercoledì, va bene, allora. Va bene. Va bene? Sì. Va bene. Devo parlare con il direttore del dipartimento. Sì. Bene, allora io... Okay, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti.